intanto saluto gli ospiti sul palco, a cominciare sul palco, non esageriamo, è un tavolo, seduti al tavolo, ovviamente Antonio Padovan, Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Roberto Citran, Camilla Filippi, Teco Ceglio, che sono qui seduti, e poi in sala il maestro Pino Donaggio, che ha composto le musiche del film e che ringraziamo molto di essere tornato a Torino dopo aver ricevuto il Gran Premio Torino 2 anni fa. Betta Olmi e Donatella Palermo per la produzione, Paolo Del Brocco per Rai Cinema, che sono seduti qua. Allora, iniziamo da Antonio, direi, e poi chiacchieriamo con gli attori, naturalmente, del tuo film. Raccontaci un po' come è nata l'idea di questo film, questo progetto. Intanto buongiorno a tutti, è un onore, un piacere essere qui. La storia nasce un paio d'anni fa, mentre stavo finendo il mio primo film, che era tratto da un libro, era un film che sentivo mio perché era ambientato nella mia terra, diciamo, dove sono nato, però era la storia di un libro scritto da un'altra persona, e sentivo un po' il bisogno di scrivere una storia mia. E, ne ho parlato con Marco Pettenello, che è il cosceneggiatore. Marco da anni voleva vedere insieme Stefano e Giuseppe, e quando gli ho raccontato la storia, questa storia qui, dopo pochi minuti abbiamo capito che era anche la storia giusta per due fratelli. E volevo raccontare la storia di qualcuno che avesse un sogno impossibile che fallisse, perché mi affeziono molto ai personaggi che, appunto, più quelli che falliscono di quelli che ce la fanno. E quindi volevo raccontare una storia di uno, appunto, che provasse e fallisse. E poi, appunto, lavorandoci con Marco, è diventata la storia anche del fratello di una persona che ha un sogno così, così importante, quindi di come uno con una voglia, con una volontà così inossidabile, come riverbera nella vita di chi gli sta vicino. Senti, ovviamente tutti sanno che Marco Pettenello è lo sceneggiatore di tanto cinema italiano, ma anche di 3 film di Mazza Curati. Quanto avevi voluto, insomma, portare di Mazza Curati in questo, avete voluto portare di Mazza Curati in questo film? Beh, io ho fatto questo film perché volevo, appunto, fare un film che a me sarebbe piaciuto tanto come spettatore, e quindi ho cercato di metterci dentro un po' tutto il cinema che mi piace, che ho dentro. E in particolare c'erano due filoni per me molto importanti. Uno era quello di Mazza Curati, che, appunto, è un regista della mia terra, e in questo la presenza di Marco, ma anche di, insomma, gran parte di loro, e di Paolo Cottignola al montaggio, ha portato quella sensibilità, quel mondo che distinguevano i suoi film, e che mi hanno... Io ho vissuto 12 anni all'estero e sono tornato, forse anche grazie, appunto, a questi film con i quali rivedevo un po' la mia terra con un occhio più dolce, più sensibile, come aveva lui. E contemporaneamente io sono cresciuto da bambino con i film americani, appunto, dell'Amblin, di Spielberg, questi film un po' sognanti, un po' ingenui, dove la meraviglia era vista come un valore, e volevo unire questi due mondi un po' strani. Il fatto di girare in Polesine è spudoratamente figlio della mia voglia di esplorare quei posti. Tra l'altro l'ho dichiarato facendo proprio un'inquadratura che riprende la giusta distanza. Quando arriva Stefano nel paesino, è uguale. Lui aveva la Lodovini, io avevo... Ognuno ha le muse che si merita, ma vabbè. Abbiamo fatto la stessa cosa con Stefano. Naturalmente, se ci sono domande, fatemi un cenno. Arriva un microfono. Inizio da Giuseppe, e sì, non vedo, ma sono qua. Te lo faccio sorgere. Volevo chiedere, in realtà, un po' a tutti voi, perché a parte Stefano, che, diciamo, è l'elemento esterno, a cominciare dalla proprio dalla collocazione geografica, ma quanto di voi, e poi chiedo anche agli altri perché siete
molto abituati a lavorare insieme, eravate praticamente già tutti nel primo film di Antonio. Quanto di voi avete portato in questo film? Beh, credo che poi dopo le persone quando cominciano a lavorare insieme su vari progetti non è che lo fanno per punizione, ma proprio perché si crea una comunione, di una sintonia di gusto e di voglia di raccontare delle storie insieme che è giusto percorrere. Dopo il Prosecco è stata un'esperienza molto bella, perché ho dei ricordi di quel film veramente positivi. Dopo quell'esperienza poi è nata la voglia di lavorare insieme. Non è escluso che lo faremo un'altra volta in futuro, però aspettiamo. Però vediamo come va questo. No, e quindi insomma penso che insomma appartiene a diversi registi questa dinamica, sia italiani che stranieri. E mi viene in mente un nome su tutti che è John Cassavetes, che lavorava sempre con lo stesso gruppo di attori creando dei film indimenticabili. In Italia l'hanno fatto diversi autori, uno su tutti, due su tutti, ricordo Carlo, ma ricordo anche Silvio Soldini, con cui ho girato tanti film. E questa è la cosa, forse un modo anche per scavare di più dentro certe storie, dentro certi personaggi. Da una conoscenza umana si sviluppa una conoscenza professionale più profonda e più affilata. Questi due personaggi, i protagonisti di questo film, il mio personaggio è un risultato di un bel lavoro fatto insieme, e quindi è un valore aggiunto secondo me a questo film. Certo. Roberto? Partiamo Stefano, dall'elemento esterno. Esatto, ribaltiamo il punto di vista. Vabbè, io ho lavorato innanzitutto sul tentativo di fargli recuperare tutto ciò che dalla Ludovini non poteva avere e quindi ci ho messo tutta la Valentina che ho potuto, insomma. Però facendo l'outsider in questo mondo, sinceramente sono stato avvantaggiato, perché comunque nella storia sono comunque un outsider, perché noi siamo fratelli, ma ci siamo visti una volta a un compleanno di papà. Quindi il fatto di non essere stato parte di una squadra che già aveva camminato insieme forse può aver giocato a favore del progetto, ecco. E quindi ho dovuto scoprire degli affetti che fortunatamente ho trovato superiori anche a quelli raccontati nel film, e spero che questo poi arrivi, insomma. Ho una sorella, quindi cosa vuol dire voler bene a un fratello lo so. Mia sorella è meno pretenziosa, non vuole andare sulla luna. Però comunque sia, mi racconta un amore familiare molto molto grande che spero di essere riuscito a portare nel film nei confronti di quest'uomo alla mia destra. E anche Camilla in realtà era un outsider, non il personaggio, ma tu è la prima. Ma un po' anche il personaggio, un pochino. No, devo dire, io sì, ero un outsider, e devo dire una cosa, quando si è piccoli si sogna sui cartoni animati, no? Su essere parte di una favola, e quando ho letto il copione di Antonio e ho visto la favola che era, mi sono molto emozionata e ho pensato che sarebbe stato bellissimo far parte di una favola, e in un qualche modo chiudevo un cerchio di quando ero bambina, no? Mi si è chiuso un sogno, sono stata parte di una favola, è stato bello. Poi con questi due delinquenti Il tuo personaggio è quello che crede per primo alla favola, tra l'altro, cioè sì, che la sostiene ci crede tantissimo, ha una sorta di ingenuità e di purezza che fa guardare il sogno di Beppe con sostegno, appunto, come hai detto tu, e quindi super. Super. Invece Roberto e Teco sono parte. No, dicevo del gruppo, cioè questa idea del gruppo, di conoscersi bene, quindi di contribuire alla, come in qualche modo, alla scrittura anche del film attraverso la recitazione. Sì, allora questo non so, sarà il settimo ottavo film scritto da Marco Petanello,
dove io partecipo, Marco mi conosce a memoria, cioè lui sa scrivere esattamente le battute che non ho bisogno neanche di studiare per dire, cioè proprio mi vengono spontanee. No, credo molto nella squadra, credo molto in un gruppo dove si forma un'alchimia che possa produrre dei buoni risultati. Credo molto che il cinema italiano abbia bisogno di questo, senza creare le famiglie però. Cioè sono contrario fondamentalmente alle famiglie. Sono favorevole invece ai gruppi dove si forma un gioco di squadra. Quando il film è bello vuol dire che è la squadra che vince, mai l'individuo, insomma. Che è quello che si è creato un po' durante il set con Antonio. Quello che mi stupisce è che Antonio c'ha, quanti anni hai? 32, 33 anni? Anche meno. Cioè è un giovane regista che già ragiona come un vecchio certe volte. Però questo in qualche maniera è positivo, insomma, devo dire. Ecco, beh, il mio personaggio non c'entra assolutamente con il film, è una grande gentilezza che ha inventato Antonio all'ultimo momento per permettermi di andare a cena con i miei amici. Non c'entra un tubo questo film. Però mi sono divertito molto, ecco. Rinnovo naturalmente l'invito se ci sono delle domande, se no vado avanti io. Volevo chiedere ad Antonio, appunto abbiamo detto la favola, sicuramente il genere, ma la materia di questo film mi sembra essere in qualche modo la possibilità che ha il sogno di mettere in forma la realtà, o quantomeno di costringerla a mettersi in discussione e anche a cambiare magari un po' di rotta. Sì, proprio appunto perché secondo me, almeno in me, nasceva da questi film qui. Però a differenza dei film americani che guardavo da bambino, qui abbiamo anche, io volevo che fosse molto reale, quindi volevo esplorare anche i lati negativi di un sogno che ti divora. Quindi il personaggio di Giuseppe appunto è marginato dal contesto in cui vive e che appunto ha passato una vita con questa cosa che l'ha un po' corroso rispetto a tutti gli altri aspetti della vita. Mangia solo uova sode, non cucina, non vive al di fuori di questa realtà qui. E quindi per lui è la sua realtà. E, volevo dire una cosa rispetto a quello che hai detto prima Teco. Teco è nascosto in un piccolo ruolo nel film. E con Elisabetta dicevamo, ma glielo chiedo perché è piccolino questo. Però ho detto a Betta, a me servono gli occhi di Teco più avanti nel film, per una scena insomma successiva, e quindi è un po' camuffato all'inizio in un ruolo piccolino dentro il bar, perché poi mi sarebbero serviti i suoi occhi da bambino più avanti. così insomma. Hai detto che c'è che hai montato un uovo in me, no? Sì. No, perché queste cose... Sì. Ma detto che mi perché ho costretto Giuseppe, siccome su Rocky mi pare Sylvester Stallone beve 5 uova spaccandole e poi le beve in piano sequenza, io a Giuseppe ho chiesto di mangiarne 6 sode in piano sequenza. Questa è una passione per Spielberg, immagino. E lui l'ha fatto molto volentieri, mi ha detto se vuoi lo facciamo anche 2-3 volte. No, mi ha guardato, insomma è stata una battaglia. Poi in montaggio ne ho tagliate 3, mi pare, di queste. Abbiamo accorciato perché era un po' noioso, se no. Però è stato bello viverlo. Pensa, potevi fare 2 Chuck invece di uno solo. Pensa, tutto un po'. È bello capirlo dopo. Sì. C'è una domanda? Salve, Caprara La Stampa. Volevo sapere un racconto un po' più così particolareggiato di Fresi e Battiston insieme. Come vi siete trovati? Come vi siete rapportati? Che tipo di attori siete guardandovi uno negli occhi dell'altro? Pare una storia d'amore. Esatto, detta così. Facciamo mettere in mezzo Citran, se sì, vuoi. Sì, perché sennò... Sì, ci siamo trovati bene, insomma è nata una bella amicizia, una grande complicità, una grande voglia di lavorare insieme. Io non nascondo, l'ho dichiarato più volte, che era uno dei miei punti di arrivo lavorare con lui, perché ho una stima infinita e qui mi gioco il fatto che sei più grande di me, perché sono suo fan da prima, quindi insomma.
essendo lui molto più grande di me, io già da prima ero suo grandissimo fan, quindi per me poterci lavorare insieme era un punto di arrivo, perché ho una stima infinita nei suoi confronti. Ed è stato bellissimo lavorare su un progetto in cui facevamo i fratelli, perché quanto di più intimo c'è di questo, insomma, due fratelli che si scoprono, siamo due persone che si sono scoperte sul set per la prima volta, quindi è stato tutto piuttosto naturale. Poi abbiamo molte passioni in comune, che ci ha unito particolarmente. Questa sua risatina sarcastica racconta solo del cibo, invece io parlavo anche di vino e sigari, ma insomma abbiamo avuto anche dei pasti importanti condivisi anche con Teco Celio e, e quindi è andata piuttosto bene, direi, insomma, cioè, spero che succeda ancora. Ha detto tutto, mi sembra perfetto. No, cioè, che devo aggiungere? No, un dono, Stefano, che di essere sempre positivo, sempre propositivo e sempre positivo. E arriva sul set e ha disgustosamente un sorriso per tutti, anche per quelli che non se lo meritano. E una persona così positiva ha fatto tanto per il Polesine. Mi hai definito gioviale anche con i mobili. Spero che riuscirà a fare tanto anche per Torino. Senti, mi chiedevo, vedendo il film, visto che abbiamo anche i produttori, produttivamente un film così rappresenta anche degli scogli e delle sfide importanti, soprattutto nel cinema italiano. Cosa ci racconti? Dei razzi. Betta. No, noi insomma abbiamo provato a fare più cose dal vivo possibile. Ovviamente abbiamo portato, com'è che l'abbiamo portato in autostrada il razzo? Abbiamo portato un razzo da Roma nel Polesine e ci guardavano un po' straniti gli abitanti del posto quando arrivava sull'argine del Po, vedeva passare un trattore che tirava un razzo scortato dalla polizia. Però produttivamente appunto la scenografia è stata molto importante, la scenografia, gli effetti reali. Sempre dal punto di vista produttivo, una grande incognita erano poi la post-produzione, e quindi è stata una lunga post-produzione che io non avrei mai immaginato, se no non avrei mai iniziato il film, se sapevo che finiva così. Ho imparato tantissimo, abbiamo lavorato con un laboratorio che si chiama Lightcut, che ci ha seguito e hanno lavorato veramente veramente tantissimo, quindi era un film abbastanza tipico da quel punto di vista lì. Spero che tutto quello che abbiamo fatto non si veda praticamente, cioè tutti gli effetti spero che spariscano e che alla fine resti solo la storia. Molto bene, grazie, dobbiamo chiudere qua, vi do appuntamento alla prima ufficiale del film oggi alle 20 al Reposi 3. Come sempre per il film in concorso ci sarà un Q&A dopo il film. Ringraziamo naturalmente tutti i nostri ospiti, Antonio, Teco, Camilla, Giuseppe, Stefano, grazie. E Roberto, grazie mille, grazie per aver portato qui il vostro film, grazie. Grazie a voi. Allora.